è uno dei quartieri più caratteristici del centro storico fanese. Nel corso del tempo ha cambiato nome passando da Contrada San Leonardo a quella di Borgo Cavour, dove da 24 anni consecutivi gli esercenti organizzano una delle feste più storiche della città. La festa di Borgo Cavour si svilupperà il 13 e 14 agosto, due giorni ricchi di musica, animazione per bambini, arte e street food. Tema di quest'anno saranno gli anni 50, 60 e 70, creando una vera e propria atmosfera vintage italiana. Tema vintage, quindi vedremo tutti i vestiti anni 60, anni 50, che è un tema che piace a tutti, che coinvolge sia le persone grandi che i ragazzi, che le famiglie, che i bambini. Un'esposizione di macchine e scooter vintage, e in più all'interno di Palazzo Fucci ci sarà l'esposizione di batterie, le batterie d'epoca che vengono dalla collezione privata di Daniele Carboni. Poi ci sarà con Arfan Animation come tema i giochi ai tempi di Colombo. Ci sarà, quindi loro faranno animare i bambini per questa serata, come ci sarà le foto di Sabina, come ogni anno, che fa le foto sia ai grandi che ai piccoli, però in maniera molto particolare, e quest'anno rispecchieranno il tema vintage. Come da tradizione poi, la festa assumerà un aspetto importante, che è quello culinario, curato dagli esercenti del borgo. Fra le tipicità locali si potranno degustare parmigiana, fagioli, biscotti all'anice e moretta e tanto altro ancora, oltre ad un piatto tipico proposto dall'Osteria della Peppa. Te faremo sentire questo piatto a cui noi ci teniamo molto, che è le cristagliate fatte con la farina di polenta, che è un piatto povero di una volta, si faceva col recupero della polenta dei giorni passati, ed è un piatto proprio tradizionale dei Piatlet. La festa ha il patrocinio e il contributo del Consiglio regionale delle Marche, Confcommercio, Proloco e Comune di Fano, che da anni credono in questa iniziativa. È una delle manifestazioni più belle e caratteristiche del centro storico nel periodo estivo, quindi da parte nostra, dell'amministrazione comunale, ci teniamo veramente che i commercianti continuino su questa strada e che valorizzino sempre di più questo borgo, che è veramente stupendo.